I carri armati nemici si fermano. Come mai? Perché sprecarli se possono colpirci dal cielo occhi chiusi? Qui ci sono 400.000 uomini. Sta tornando indietro. Torna indietro! Dove si va? Dunkirk. Io non ci torno. Non possiamo sottrarci, figliolo. Abbiamo un lavoro da fare. Moriremo là. Si riesce quasi a vederla da qui. Cosa? La nostra terra. Rimaniamo in tema cartoni animati, perché parliamo dei film d'animazione che vedremo nel 2017. Allora, inizio con il segnalarvi il ritorno di Cars, con il terzo film 3D prodotto da Pixar e distribuito da Walt Disney Pictures, in arrivo il prossimo 14 settembre. Ritroveremo, dopo 10 anni dal primo film, Saeta McQueen, che vuole rimanere in pista nonostante la concorrenza di auto più giovani e scattanti. E per farlo si affida ad un allenatore d'eccezione, la gialla e fiammante Ramirez. Insieme a questa new entry ci sarà anche il misterioso Jackson Storm, un'auto super aggressiva. Torneranno anche i piccoli amici blu più famosi al mondo, i Puffy, nel terzo film a loro dedicato, completamente nuovo e totalmente animato. Una mappa misteriosa spingerà Puffetta e i suoi migliori amici in un'avventura piena di suspense nella foresta segreta, per trovare un villaggio perduto prima che ci arrivi il perfido Gargamella. Nelle loro varie peripezie arriveranno a scoprire il più grande segreto della storia dei Puffy. Cosa sarà? Lo scopriremo dal 6 aprile, ovviamente. Dopo 5 anni di lavorazione, approderà sui grandi schermi anche il lungometraggio animato tratto da Mutafukaz, il fumetto creato da Ran, per una coproduzione Francia-Giappone. La storia vede come protagonista Angelino, ragazzo che abita nella pericolosa Dark Maid City, consegnando pizza a domicilio. La sua vita cambierà di colpo dopo un grave incidente in motorino. Comincia ad avere delle allucinazioni, praticamente, a vedere inquietanti uomini in nero che si aggirano per la città. Chi sono? E chi è la ragazza che continua a incontrare? Angelino lo scoprirà presto in un susseguirsi di colpi di scena. Anche le scelte musicali del film pare che siano molto interessanti. Poi il 9 febbraio uscirà anche l'esilarante Lego Batman, il film, distribuito da Warner Bros. A Gotham City ci sono grandi cambiamenti e se Batman vuole sconfiggere Joker dovrà cercarsi qualche alleato e soprattutto dovrà imparare a prendersi un pochino meno sul serio. Nella versione originale a dar la voce a Batman c'è Will Arnett, che sarà affiancato tra gli altri da Rosario Dawson e Zach Galifianakis. E infine, dal 30 marzo, potremo vedere Baby Boss, che racconta la storia esilarante, veramente, di una famiglia in procinto di accogliere il piccolo nuovo arrivato. Cioè, un neonato abbastanza particolare, perché indossa un abito da sartoria, molto elegante, adora il sushi e ha una 24 ore, e parla con l'ironia e la voce di un adulto, che è Alec Baldwin nell'originale. Il tutto verrà narrato dal punto di vista di Tim, un simpatico bimbo di 7 anni. Curiosi di vedere questi film? Fatemi sapere e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto attivate le notifiche per essere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo. Ciao, ciao a tutti!